Ben ritrovate amiche e amici dell'Atletica. La sesta edizione del cross di Campolongo Tapogliano, organizzato domenica scorsa dal locale gruppo donatori di sangue assieme ai marciatori Gorizia, ha visto la presenza di 127 atleti che si sono affrontati sulla distanza di 5 km. La campestre era valida come terza prova del trofeo Provincia di Gorizia, ritrovarsi per ripartire. Va che è un piacere Arianna Delpino dell'Atletica Buia e si afferma con consumata sicurezza in 19:46 su Federica Modesto, Malignani Liberta, seconda in 20:13 e Valentina Bonanni, Bruniera Friuli Intagli, terza in 20:48. Al maschile monologo del keniano Roger Maio, podistica a Torino, che termina la sua sgambata in 15:36, regolando il connazionale Sami Kipjetic, Atletica Saluzzo, secondo in 16:06. Terzo Daniele Galasso, Sportiamo, in 16:55. Ecco i vincitori e vincitrici per categoria. Promesse Arianna Delpino, Atletica Buia. Senior Federica Modesto e Roger Maio. M35 Cristina Orlandini, Atletica Monfalcone e Daniele Galasso, M40. Elisa Jansic, Marciatori Gorizia e Luca Di Berta, Aquile Friulane. M45 Michela Miniusi, Atletica Monfalcone e Massimiliano Visca, Livenza Sacile. M50 Valentina Bonanni, Bruniera Friuli Intagli e Maurizio Dovier, Marciatori Gorizia. M55 Roberta Cossovelle, Trieste Atletica e Giuseppe Pagano, Sportiamo. M60 Alessandra Gratton e Fulvio Babic, Teenager. M65 Norma Labate, Val Rosandra e Walter Gulli, San Giacomo. M70 Roberto Tomat, Atletica Monfalcone. Si è svolta la scorsa domenica l'edizione 2021 della Corsa del Ricordo, manifestazione podistica organizzata dal Comitato Trieste Corre in collaborazione con l'ASI Friuli Venezia Giulia, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Federesuli e la Lega Nazionale. Sul tracciato di 9 km, con partenza e arrivo vicino alla foiba di Basovizza, si sono sfidati un centinaio di runner. Nella prova maschile vittoria ex aequo di Daniele Torrico e Fabio Vicic della Trieste Atletica, che hanno deciso di arrivare mano nella mano con il crono di 31 e 31. Sul terzo gradino del podio è salito Marco Mosolo, ASD Civi Runners, in 33-25. Al femminile è stato un trio a giocarsi il successo. Astrid Faganelli, Almico Corse, Giulia Schillani, Trieste Atletica, Irene Ferfoglia, Sportiamo, hanno affrontato il primo giro del tracciato distanziate di pochi metri, una dall'altra. Nella seconda tornata la Faganelli ha incrementato con decisione il proprio ritmo, staccando le due contendenti e tagliando il traguardo a braccia alzate dopo 37 minuti e 51. Argento alla Schillani, 38 e 38, che è riuscita a sopravanzare nel finale Irene Ferfoglia, 38 e 43. E ora il Trofeo Modena e i suoi vincitori e vincitrici. Il nostro servizio e poi la parola a Greta Iuri, che ci parlerà del Carsolina Cross. Il 21esimo trofeo giovanile Luigi Modena ha concluso il suo cammino di un'annata piena di regole anti-Covid. Mereto di Tomba, Palmanova, Remanzacco, Maiano, Tolmezzo e Udine sono stati i campi di atletica che hanno accolto le diverse tappe del circuito indetto dal Centro Provinciale Sportivo Libertas di Udine. Nei giorni scorsi l'ente di promozione sportiva Cittadino ha pubblicato le classifiche finali che premieranno i primi 10 classificati delle categorie ragazzi cadetti del settore maschile e femminile. Per entrare nella graduatoria bisognava avere partecipato ad almeno 4 prove, raccogliendo punti nelle 3 diverse specialità, vale a dire corse, salti e lanci. Questo criterio di classificazione è alla base di una filosofia che vuole valorizzare nelle categorie giovanili l'universalità del gesto sportivo, lasciando che il percorso di crescita tecnica e quindi la specializzazione avvengano in una successiva fase. Vediamo allora le classifiche dell'edizione 2021. Cadette, Linda Virgilio dell'Atletica Malignani Libertas Udine è la reginetta di categoria. Allenata da Anna Pellarini ha portato a casa 2.359 punti. Seconda posizione per la sua compagna di squadra Carlotta De Caro, che ha totalizzato 2.188 punti. Strepitosa nella corsa piana e a ostacoli e ben attrezzata anche nei salti, la De Caro è un po' carente nei lanci. Si è giocata all'argento sul filo dei punti con Alice Dalla Marta,
della Liberta Stolmezzo, che alla fine ha colto il bronzo, preceduta dall'Udinese per 2 punti. Cadetti, soltanto atleti del Malignani Liberta Surine sul podio di categoria. Marco Stallone, Biagio Pantarotto e Tommaso Pozzato si prendono tutto e regalano al team di Dante Savornian importanti prospettive future. Stallone, seguito da Rosella Galliussi, vince con 2.096 punti. Pantarotto, argento, di punti ne colleziona 2.061 e Pozzato ne mette in cascina 1.921. Ragazze, la Liberta Smereto di Annalisa Ferino e Ivo Frisano ha dominato la categoria mettendo il sigillo sulle prime 4 posizioni. Il gruppo giovanile è allenato dal professor Claudio Alzetta e da Stefano Di Lorenzo. Irene Driossi vola in testa nella classifica con 2.178 punti che la mettono al riparo dalla compagna Giada Olivo 2.050, mentre terza si piazza Maria Zomero con 1.880 punti. Da sottolineare il grande contributo di giovani talenti che questa benemerita società è in grado di sfornare con costante continuità. Ragazzi, a conferma di quanto appena detto, anche in questa categoria i meretesi si posizionano in vetta alla classifica con Giuliano Di Nuzzo che incamera 2.210 punti e sopravanza il compagno Alessandro Giuliani 1.995 e Angelo Pittoni della Liberta Stolmezzo terzo con 1.946 punti. L'analisi del vicepresidente del Comitato Provinciale Libertas di Udine. Sentiamo. Trofeo Modena Libertas 2021. Anche quest'anno siamo arrivati alla fine del trofeo Modena, che ha messo in fila 6 prove con la collaborazione di molte società affiliate all'ente di promozione Libertas, e mi preme anche specificare cosa significa il trofeo Modena per il nostro territorio nell'atletica leggera. Il trofeo Modena da molti anni è un challenger che si svolge su 6 prove. Quest'anno tra l'altro siamo riusciti a completare 6 prove in 6 località differenti e organizzate ogni prova da una Libertas affiliata al centro provinciale Libertas. Il trofeo Luigi Modena da molti anni offre l'opportunità ai ragazzi esordienti, cadetti e ragazzi, la categoria ragazzi, di approcciare all'atletica leggera. Questi ragazzi vengono in gran parte dalla nostra provincia, ma non solo, perché il trofeo Luigi Modena, sebbene abbia un connotato progettuale a livello di gare, a queste gare sono open, aperte a tutti i ragazzi della regione e anche non solo, perché abbiamo registrato molte presenze dal Veneto e anche, per la verità, dall'Emilia Romagna. Siamo molto contenti di questa edizione perché siamo tornati a regime dopo un 2020 durante il quale siamo riusciti a organizzare 4 prove e, come potete capire, il Covid ha un po' in qualche modo segnato questa stagione 2020. Quindi il 2021 siamo tornati ad avere una partecipazione media di circa 400 ragazzi gara, che ha animato in maniera colorata i campi di atletica che li hanno ospitati. Stiamo pensando fare o non fare una premiazione. Perché dico questo? Perché ovviamente il Covid, i contagi in questo momento sono a rialzo e quindi ci fa pensare che sarà molto improbabile radunare 500 persone in una sala cinematografica del Cittafiera come facevamo negli anni pre-Covid. Tuttavia ci siamo già mobilitati per
segnare ai ragazzi, conferire loro un attestato di partecipazione e diciamo un segno della loro attività, compilando una pergamena dove si ricorda praticamente quello che loro hanno fatto durante questa stagione. Per il 2022 siamo, diciamo, impegnati nel riprendere l'attività della corsa campestre con il trofeo Brisinello, che durante il Covid 2020-2021 abbiamo in qualche modo dovuto trascurare, perché riteniamo che l'attività di corsa campestre sia molto importante per l'approccio all'atletica leggera, in questo caso la corsa, ma soprattutto per la preparazione invernale di molti atleti che attraverso la corsa campestre intraprendono un percorso di preparazione, di resistenza e di attività. Domenica 21 novembre torna la Carsolina Cross, ultima prova di qualificazione agli Europei di Dublino. È una classica del panorama nazionale della corsa campestre e a marzo 2022 sarà il palcoscenico dei campionati italiani della specialità. La 46esima Carsolina Cross, che andrà in scena domenica 21 novembre, sarà infatti la prova generale dell'evento tricolore del prossimo anno. La manifestazione accoglierà il meglio delle categorie allievi, juniores, promesse e senior, che si giocheranno le ultime chance di qualificazione agli Europei di Cross di Dublino del 12 dicembre. L'appuntamento, organizzato dalla Trieste Atletica, presieduta da Alessio Lilli, si terrà nell'aerocampo di Prosecco, con partenza e arrivo al campo Ervatti. Sui prati del Carso Triestino ci saranno anche gli atleti sloveni, come i nostri a caccia dei pass per gli europei. Completeranno il ricco programma di gare, i master e le categorie giovanili del progetto Atleti Anche Noi, rivolto ai minori con disabilità intellettivo-relazionali, che gareggeranno con i ragazzi normodotati. Infine l'evento giallo-blu sarà completamente plastic free, dato che verrà utilizzato unicamente materiale, bicchieri, piatti e stoviglie, biodegradabile e compostabile. Ieri a Osimo, Ancona, si è svolto il nono cross della Val Busone, valido come seconda prova indicativa per gli europei di corsa campestre in programma a Dublino. Ilaria Bruno, mezzofondista dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, ha vinto la gara junior bissando il successo di Levi Coterme della scorsa settimana e assicurandosi il posto in squadra. Bene Samuele Della Pietra e Tobia Beltrame della Trieste Atletica, che assieme a Fabio Vicis saranno al via della Carsolina Cross di domenica a Prosecco. Ecco, sulla distanza di 10 km hanno vinto Giuseppe Gerratana dell'Aeronautica e Anna Arnaudo Battaglio Custorino. Della Pietra ha chiuso ottavo, quinto tra le promesse. Ancora nella top 10 dopo il sesto posto di Levico. Nono Tobia Beltrame in crescita rispetto alla trasferta trentina e 17° Fabio Vicic. Ma con questo noi ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie per il fedele e cortese ascolto e arrivederci a lunedì prossimo. We'll be right back.